ripresa vi sembrerà un po' strana. L'immagine che vedete in basso a sinistra, che riprende l'operatore, la persona che mi sta riprendendo, infatti, il cosiddetto PIP, picture in picture, lo avete già visto nei nostri filmati, lo mettiamo ripetutamente, però questo avviene in fase di montaggio. In questo caso invece siamo in fase di ripresa. Questo è possibile perché stiamo utilizzando un apparecchio un po' particolare, la Panasonic W850. Un apparecchio che al suo interno comprende due videocamere indipendenti l'una dall'altra. Che cosa ci dici di questo, Edo? Ma allora, io in questo momento sto facendo la ripresa e mi si vede perché sono ripreso a mia volta dal secondo obiettivo di questa videocamera. Videocamera che contiene due sensori e due obiettivi indipendenti. Quello principale, quello che in questo momento ti sta riprendendo, uno zoom potente, e un obiettivo incastonato nell'LCD che si può ribaltare e muovere, e così anche l'obiettivo, che riprende sia dietro, quello che avviene dietro la videocamera, come in questo momento riprende me, oppure può anche essere ruotato verso l'esterno per riprendere quanto accade attorno alla videocamera e quindi avere una visione diversa da quello che vede l'obiettivo principale. Sì, infatti, oltre ad avere la visione di ciò che ci sta intorno, quindi un punto di vista diverso da quello principale, la cosa bella di questo doppio sensore, di questo doppio obiettivo, è la possibilità, per esempio, di avere un totale con l'immagine grandangolare del sensore dell'obiettivo secondario e avere invece la possibilità di zoomare con l'obiettivo principale, perché l'obiettivo principale è uno zoom. Quindi abbiamo un particolare e la scena, e così possiamo creare dei video, delle clip molto particolari. Questo tutto in fase di ripresa e non durante il montaggio. Adesso vediamo nel particolare come è fatta questa videocamera e come funziona e quali sono i consigli per utilizzarla al meglio. Sullo schermo LCD abbiamo la videocamera secondaria. Adesso la sto girando, questi sono i movimenti consentiti con questo obiettivo. Naturalmente possiamo anche modificare l'inclinazione dello schermo LCD. I movimenti devono essere ovviamente coordinati anche con la videocamera principale. La doppia registrazione è consentita grazie all'abbinamento di due componenti importanti, che sono il processore Crystal Engine Pro Plus e il nuovo sensore BSI. La posizione del riquadro, cioè del PIP, può essere spostata nell'inquadratura a seconda di come ci serve. Lo schermo è touch, clicco sul PIP e lo posiziono dove mi interessa che sia sistemato. Come vediamo, lo posso sistemare nei vari punti dell'inquadratura. Aprendo lo sportello dell'LCD vediamo il quadro comandi della videocamera e abbiamo anche le varie connessioni, l'USB, l'HDMI, l'audio video, l'attacco per il microfono esterno, il rilascio della batteria, il tasto di accensione, il tasto Wi-Fi. Infatti la W850 ha anche la possibilità di connettersi Wi-Fi e di essere gestita tramite smartphone e tablet, e qui abbiamo il tasto di passaggio dalla posizione di registrazione ai file registrati e il rilascio per l'eventuale adattatore porta accessori. Questo adattatore è fornito a corredo e ci consente di, ad esempio, inserire un illuminatore. Questo illuminatore è molto utile soprattutto quando utilizziamo la videocamera secondaria. Il nostro viso che appare sul PIP potrebbe non essere ben illuminato e quindi con l'illuminatore possiamo averlo bene in luce. Questa è la slitta porta accessori, va inserita qua. Questa è la visione dall'alto della videocamera. Qui abbiamo il tasto per fotografare, possiamo scattare anche durante le riprese video. Questo è il tasto per lo zoom. Da questa parte abbiamo il microfono, un microfono molto efficiente. Durante la nostra registrazione iniziale abbiamo utilizzato proprio il microfono integrato. Viene chiamato Windshield Zoom, riduce il vento di un terzo rispetto ai sistemi tradizionali. Inoltre i componenti sono progettati proprio per ridurre la distanza
distorsione del suono e aumentare la chiarezza. Infatti sia la mia voce, che era a una distanza di circa 3 metri dall'operatore, sia quella dell'operatore erano perfetti. Sul lato destro della videocamera abbiamo la presa per la carica batteria. Abbiamo visto che sull'altro lato abbiamo la presa per un microfono esterno, su questo invece abbiamo la presa per le cuffie, per avere il controllo dell'audio durante la registrazione. Questo è il tasto di avvio registrazione. Questa ghiera ci permette di impostare le funzioni manualmente. Adesso proviamo la videocamera sul campo, abbiamo attivato anche il secondo obiettivo, infatti vediamo il nostro viso direttamente nel video. Cosa può servire? Può servire in molte situazioni, ad esempio se dobbiamo fare un racconto del nostro reportage, del nostro viaggio e nello stesso tempo essere protagonisti del nostro video, possiamo attivare la seconda videocamera e avere la nostra immagine mentre racconta cosa sta accadendo. Ecco, adesso sto sempre riprendendo il laghetto con le anatre e nello stesso tempo vengo ripresa io. In questo caso totale sul parco e sul laghetto e con la videocamera principale con lo zoom posso avvicinarmi agli animali che sono qua in primo piano, a queste anatre. Sto sempre registrando avendo il mio volto sulla clip. Comunque,